Mi dispiace, puoi dirmi tutta l'oscurità e la vendetta dentro quella persona. O Usain Kot, ma Ken ha usato quest'uomo come un ponte per provocare la fine di Demet. Se Ken avesse veramente amato Demet, nessuno, nemmeno i suoi genitori, avrebbero potuto fermarlo. Lui quindi non venire da me con quella storia oscura. Ken è un altro come Kos, e Demet li ha aiutati entrambi con la fama che hanno adesso. Due personaggi dannosi per Demet. Entrambi l'hanno manipolata e l'ha usata con tutto il cuore. Grazie. Demet è una persona d'onore. Donna, perché nessuno dei due dà niente, e non pensare di chiamare Ken e Kos colombe bianche, perché non esistono e non esisteranno mai. Se tutti sapessero, rimarrebbe nel loro cuore l'umiltà, il peso della coscienza, il tipo di individui che sono con Demet, mia cara. Come diceva mia nonna, veleno che non uccide, ti rende forte. Se questo colpo ti butta a terra, stati in piedi. Tieni la testa alta. Come ti dico sempre, sei una farfalla che non fa rumore. Il tuo silenzio è il tuo migliore alleato. La tua forza e dignità sono la tua forza lavoro. Segui la strada che hai scelto e ascolta questa nonna. Goditi una lunga e meritata gloria nella tua vita. Sei giovane e bella. La vita ti aspetta grandi sorprese. Ho molte parole di Ken della serie TV Erkenchkus. E come riflesso di ciò, ti lascio questo. Non devi dimenticarlo, dice. Demet lo dirà d'ora in poi, per me sarai uguale a tutti gli altri, capendo che questo detto fa parte dello scenario. Ora lo riporto alla luce solo come esempio quando si tratta di scaricare parole. L'arroganza rimane come una vibrazione, te la lascio come riflessione. Mia bellissima ragazza, ti amiamo così tanto. Fortuna e forza, le stelle non smettono mai di brillare. Questo testo racchiude una narrazione profonda ed emozionante, molto simile alla sceneggiatura di un dramma o di una serie TV. È importante comprendere e interpretare la relazione tra i personaggi di Usain Kot, Ken e Demet. Il desiderio di Ken di vendicarsi usando Demet e il suo lato oscuro vengono alla ribalta con il suo comportamento manipolativo nelle loro relazioni. Questa situazione crea una dinamica relazionale complessa che influenza la vita di Demet. Secondo quanto detto, Ken e Kos sembrano aver utilizzato Demet e manipolata per i propri interessi. Uno dei punti enfatizzati nel testo è che Demet è un personaggio onorevole e cerca di vivere onorevolmente nonostante le sue manipolazioni. Ciò dimostra che Demet è un carattere forte e resistente. Inoltre, i consigli della nonna e le citazioni della serie Erkenchkus aggiungono profondità al testo e ci permettono di comprendere meglio i mondi interiori dei personaggi. Di conseguenza, il testo dipinge un ritratto di relazioni complesse, manipolazione e lotte interne. Scavando più a fondo nei personaggi, potrebbe essere possibile comprendere la loro evoluzione emotiva e mentale. In questo testo l'accento è posto sulle dinamiche relazionali tra Ken e Demet, sui mondi interiori dei personaggi e sui loro effetti sull'ambiente. In particolare, viene alla ribalta il desiderio di Ken di vendicarsi utilizzando Demet e la sua influenza manipolatrice su di lei. La descrizione di Demet come personaggio onorevole sottolinea la sua forza interiore e la sua resilienza. I consigli della nonna rappresentano un elemento importante che spiega come i personaggi possono sopravvivere alle difficoltà che incontrano e come possono utilizzare i propri poteri. Le citazioni del testo e i monologhi interni dei personaggi offrono al pubblico l'opportunità di comprendere più profondamente il mondo emotivo dei personaggi. In questo modo, lo spettatore o il lettore può comprendere meglio ed entrare in empatia con il comportamento e le decisioni dei personaggi. In particolare, il conflitto tra l'ambizione di vendetta di Ken e la forza interiore di Demet rende il testo ancora più interessante. Questo conflitto rappresenta un elemento importante che influenza lo sviluppo dei personaggi e la progressione della storia. Di conseguenza, il testo offre una storia emotiva che approfondisce relazioni complesse, lotte interne e l'evoluzione dei personaggi. Le difficoltà e i conflitti interni vissuti dai personaggi consentono al lettore o allo spettatore di connettersi con loro e di partecipare più profondamente alla storia. Possiamo continuare concentrandoci sulla profondità e sulle relazioni dei personaggi di questo testo. Il desiderio di Ken di manipolare Demet e la sua ambizione di vendetta potrebbero riflettere la complessità del suo mondo interiore e forse i traumi del passato. Ciò offre allo spettatore o al lettore l'opportunità di comprendere meglio il carattere di John e consente loro di considerare le sue azioni in un contesto più ampio. La lotta di Demet per mantenere la sua forza interiore e il suo onore nonostante le manipolazioni di Ken e di altri personaggi enfatizza i punti di forza del suo carattere. Questo mostra allo spettatore o al lettore come Demet resiste alle difficoltà che incontra e come non scende a compromessi sui propri valori.